Siamo qui a Pontedera da Riccardo Gasperini Senza Glutine per preparare insieme una deliziosa casetta di pan di zenzero e questi qui, gli omini biscottini. Gli ingredienti che ci serviranno sono il mix C della Char, uova, burro, un pizzico di bicarbonato, spezie, miele e zucchero di canna. Come prima cosa prendiamo il nostro mix C e all'interno andiamo ad aggiungere tutte le spezie. In questo caso abbiamo usato cannella, noce moscata, zenzero e chiodi di carota. Poi aggiungiamo anche un pizzichino di bicarbonato e diamo una veloce mescolata. Iniziamo la preparazione della nostra pasta frolla aggiungendo all'interno di una ciotola capiente tutto lo zucchero di canna. Io in questo caso ho utilizzato dello zucchero di canna grezzo, volendo potete anche utilizzare del classico zucchero bianco o uno zucchero di canna semplice. E poi andiamo ad aggiungere tutto il burro. Io impasterò a mano. Volendo potete aiutarvi anche con una planetaria. Dopo aver amalgamato il burro e lo zucchero, aggiungiamo le due uova e il miele. A questo punto, piano piano, possiamo andare ad aggiungere anche il nostro mix C. A questo punto la nostra pasta frolla è pronta, possiamo decidere di farla riposare un pochino in frigo avvolgendola nella pellicola oppure possiamo direttamente stenderla su un foglio di carta forno cosparso con farina di riso. Siamo quindi pronti per ricavare le mura della nostra casetta di pan di zenzero. Allora, andremo ad usare degli stampini di carta che troverete qui da Riccardo Gasperini Senza Glutine e quindi andiamo a stendere la nostra frolla aiutandoci con un pochino di farina di riso. Siamo quindi pronti per infornare e lasceremo cuocere le nostre parti della casetta in forno già caldo a 180 gradi per circa 15 minuti. Dopodiché proseguiremo man mano con tutti gli altri pezzi. Ecco i nostri pezzi pronti. Per quanto riguarda le finestre, io ho preferito toglierle dopo la cottura, quindi basterà semplicemente ritagliarle con un coltello alla maliscia. Per la decorazione della nostra casetta di pan di zenzero ci serviranno degli zuccherini, anche confettini di cioccolato e la ghiaccia reale che si prepara con 3 albumi e dello zucchero a velo. Procediamo preparando la nostra ghiaccia reale.
la consistenza perfetta. Trasferiamo la nostra ghiaccia reale all'interno di una sac à poche munita di beccuccio piccolino e poi possiamo decorare la nostra casetta. Sto proseguendo con la decorazione del tetto. Le parti inferiori della nostra casetta le ho assemblate una volta che si erano completamente solidificate. Quindi vi consiglio di proseguire con la decorazione della parte sottostante, le lasciate completamente raffreddare e poi proseguite montandole, sempre aiutandovi con la vostra ghiaccia reale. La nostra casetta di pan di zenzero è pronta. Come avete visto, prepararla è davvero semplice. Inoltre è molto divertente, quindi potete coinvolgere anche i vostri bambini. Io ringrazio la Char per aver messo a disposizione i suoi mix e anche Riccardo per la disponibilità.